Decidi i tuoi programmi, Faust. Comincia a sondare a fondo ciò che professerai. Sei già dottore. Fingi di essere teologo e invece punta al fine ultimo di ogni scienza. E vivi e muori nelle opere di Aristotele. Dolce analitica, sei tu che mi hai innamorato. Bene disserere, est finis logices, discutere bene. E questo, il fine ultimo della logica? È tutto qui il miracolo che promette quest'arte? Non leggere più, allora. Hai raggiunto quel fine. L'ingegno di Faust vuole un tema più grande. On caimeon. Addio. Venga, Galeno, perché ubi desinit philosophus, ibi incipit medicus. Diventa medico, Faust. Ammucchia oro, sei immortale per qualche cura miracolosa. Summum bonum, medicine sanitas. Il fine dell'arte è la salute del corpo. Ma allora, Faust, non hai raggiunto quel fine? Non è ogni tua battuta un ottimo aforisma? Le tue ricette non sono esposte come monumenti per cui intere città hanno scampato la peste e mille malattie disperate hanno trovato una cura? Eppure non sei che Faust, non sei che un uomo. Potessi far vivere gli uomini in eterno, o quando muoiono ridare loro la vita. Allora potrei stimare questa professione. Addio, medicina. Dov'è Giustiniano? Si una eadem res legatur duobus, alter rem, alter valorem rei. Squallido caso di lasciti miserabili. Ex creditare filium non potes pater, nisi. Di questo trattano le istituzioni e il corpo universale delle leggi. Ma questo lavoro è degno di uno sgobbone venduto, che va a caccia di niente, di gusci vuoti. Per me, troppo servile e illiberale. Tutto sommato, è meglio la teologia. La Bibbia di Gerolamo, Faust. Leggila bene. Stipendium peccati, mors est. Stipendium peccati. La morte è il salario del peccato. È duro. Si peccasse negamus, fallimur, et nulla es in nobis veritas. Se neghiamo di aver peccato, ci inganniamo, e non c'è niente di vero in noi. Ma allora, è come dover peccare per forza, e perciò morire. Una condanna a morte, e morte eterna. Come chiamare questa dottrina? Che sarà, sarà. Ciò che sarà, deve essere. Teologia, addio. Questa metafisica dei maghi, questi libri di negromanzia sono divini. Linee, cerchi, segni, lettere, simboli. È questo che Faust desidera più di tutto. Oh, quale mondo di profitto e di delizia, potere, di onore e onnipotenza è promesso a un artefice d'ingegno. Tutto ciò che si muove tra i poli fermi sarà ai miei ordini. Imperatori e re sono obbediti soltanto nelle loro terre, ne possono alzare i venti o squarciare le nubi. Ma chi riesce in questo? Il suo dominio è grande come il pensiero dell'uomo. E un bravo mago è un semidio. Sforzati qui, cervello, di meritarti l'immortalità.